Stefano Ambrogio, un'associazione APS, non a scopo di lucro, nasce nel 2016, anzi nel 2018, dopo un evento drammatico che colpisce la famiglia Ambrogio. Siamo infatti con il dottor Marco Ambrogio e con la moglie Iole di Raimondo. Allora, nasce questa voglia di far germogliare il dolore, fecondare, fecondare, rende fecondo purtroppo il dolore, e voi vi siete proprio prodigati per gli altri, dare una mano a chi è meno fortunato. Allora, questa voglia di fare associazione, di stringervi tutti insieme per fare comunità e per dare una mano appunto a chi ha più bisogno. È presente nel territorio dove questa associazione? L'associazione ha la sede legale, diciamo, a casa nostra, a Ragusa. Uh-huh. E quello che facciamo è cercare di, in tutti i modi, come si diceva prima, di rendere fertile il dolore e di perpetuare la memoria di nostro figlio, di Stefano, e questo abbiamo deciso, pensato bene di farlo, nel sorriso dei bambini che noi aiutiamo così come possiamo, che sono in questo orfanotrofio appunto che è a Kilomoni, a nord del lago Tanganyika in Congo, fondato da padre Sebastiano Amato, nostro conterraneo, e che ci dà tanta gioia questo, ecco. Vedere sorridere questi bambini attraverso il nostro aiuto ci ripaga in un certo senso della perdita, perché il dolore non sia fine a se stesso ma che sia fertile, utile. Signora, lascia questa voglia di fare, di stare insieme, di fare comunità, come dicevo poco fa, ma la comunità si è avvicinata a voi. Questa sera siamo qui al Teatro Marcello Perracchio, e questa serata di beneficenza per questi bimbi che avranno e che hanno avuto da voi tanto, quindi c'è questa voglia di sensibilizzare quante più persone. Sì, noi abbiamo fatto esperienza che veramente siamo circondati da tantissime persone che stanno appoggiando questo nostro progetto, e questo ci incoraggia a fare di più e a credere in quello che facciamo. Come si fa a dare il messaggio giusto ai giovani per sensibilizzarli, per far sì che siano più empatici nei confronti degli altri, di chi non ha niente, cielo e terra, dicevamo poco fa? Ma il messaggio per i giovani è un po' difficile oggigiorno dare un messaggio ai giovani. Quello che posso dire è che cerchino per quanto possibile di non chiudersi in se stessi nel loro mondo, ma di guardare un po' oltre. Cercare di, al di là di quello che può essere il proprio egoismo, cercare di guardarsi vicino, guardare chi soffre, guardare chi ha bisogno, guardare per donarsi agli altri, perché l'amore vero non è un amore egoista che vuole, ma l'amore deve essere una donazione agli altri, una donazione soprattutto gratuita. Questa sera qui al Perracchio ci saranno Michele Arezzo e Peppe Arezzo, due grandi conterranei, tutti nostri, di cui andiamo fieri. Anche loro sono sensibilissimi. Sì, infatti la loro disponibilità, appena noi abbiamo accennato chi siamo come associazione e quello che vogliamo fare, ecco, la loro disponibilità è stata totale. E quindi ci hanno incoraggiato, e questo veramente ci fa capire anche che persone sono. Vogliamo che questa associazione cresca e che raggiunga tutti. Sì, e il nostro desiderio è questo. Per adesso abbiamo una pagina Facebook che cerchiamo, insomma, da profani di tenere aggiornata quanto più possibile. È chiaro, per farla crescere occorre che la gente ci segua, ma anche che, se vogliono, che si iscrivano come soci, sostenitori, che partecipino alle nostre attività.